Maddalena Gissi, CISL, una manifestazione in piazza a meno di un mese dalla firma del patto della scuola con il governo. Da tanto tempo non si vedevano più i politici in piazza, che sono invece venuti ad ascoltarvi, a sorpresa. Beh, non posso dire sorpresa, perché ci sono delle sensibilità che abbiamo nel tempo coltivato e anche valutato positivamente. Ora vogliamo che la stessa sensibilità possa essere realizzata con azioni formali. I responsabili di alcuni partiti si sono già fatti promotori di emendamenti che vediamo con interesse, perché sono molto molto simili a quelli che abbiamo proposto. Quindi la politica, se vuole dare una risposta, questo è arrivato è questo il momento. Come giudica questo segnale? È un segnale positivo se è serio, un segnale negativo se vediamo nel decreto ulteriori rinvii. Ci sono delle azioni che sicuramente possono essere messe in campo subito e ci possono essere anche azioni programmate. Quello che ci serve, e dobbiamo capirlo, quali sono le volontà politiche, perché la necessità di coprire tanti posti che sono per lo più purtroppo al nord. Su 113.000 noi abbiamo più di 45.000 cattedre vacanti al nord, quindi se non ci sono i candidati e non sono spendibili nell'immediato attività di formazione di corsi concorsi, la volontà politica può rimediare e possiamo immediatamente intervenire. A proposito dei concorsi, c'è quello per gli STEM, come lo giudicate? Noi non ci scandalizziamo per l'idea concorsuale, perché non abbiamo mai valutato negativamente i concorsi ordinari. Sappiamo che sono faraginosi, sono lunghi, possono essere complicati. Semplificarli a tal punto da valutare con 50 testa a risposta chiusa la capacità di un professore di insegnare lo vediamo riduttivo, anche perché scollegato da tutte le questioni che hanno posto in essere i nostri politici quando hanno parlato di valutazione, di qualità e di meritocrazia. Però i concorsi con i test a crocette per tutta la pubblica amministrazione. Ma sa, tenere tra le mani un foglio e passarlo al collega perché è una pratica per una situazione amministrativa non è come accarezzare la testa di un ragazzo che dietro ha un vissuto, un contesto, un'esperienza e un bisogno affettivo, relazionale, di interessi, cognitivo, che è unico. Quindi essere insegnanti è una professione unica. O lo si fa con le capacità, con la passione e con le competenze, le abilità che richiediamo, oppure è meglio andare a fare gli amministrativi e fare quindi gli impiegati. Probabilmente in qualche caso si potrebbe percepire uno stipendio maggiore.